Abbiamo lasciato da poco via Cancello e stiamo proseguendo sulla destra verso l'area di Acerra. Sembra strano a dirsi, ma questa è ancora Campania Felix. Campania Felix con qualche sosta obbligata in qualche buca, in qualche pozzanghera e tanta, tanta, tanta munnezza che non si vede. Questo è il bosco di Acerra. A destra e a sinistra ci sono proprietà Spinelli. A destra e a sinistra ci sono coltivazioni. Coltivazioni che ovviamente vengono allagate quando piove, così. Cosa succede qua? Qua c'era una grossa conca sulla nostra Che sinistra, significa c'era una conca? Che tipo di di conca? acqua, Ah, di acqua. diciamo un cosiddetto fusaro, dove negli anni 40, anni 50 si portava a macerare la canapa. Ah, qua si macerava la Sì, canapa. perfetto. In realtà questo era un laghetto. Quindi questo è terreno di riporto? Questo Così? sopra, sì, questo è terreno di riporto perché prima era incavato. Non a caso è pure recintato. Praticamente è impossibile, diciamo, accedere. Quindi questo Tutto. terreno sulla nostra sinistra è praticamente tutto quello che vediamo è terreno di riporto, non ci sono Certo. coltivazioni, non sappiamo che cosa c'è, giusto? Cioè, a cavallo di questo territorio, diciamo terra di nessuno, tra virgolette, vediamo pure la strada. È Strada è più una un'area mulattiera che abbastanza, una strada. l'area è abbastanza vasta. È un'area. È un'area, questa era dei Conti Spinelli, tutta un'area che praticamente da quello che mi risulta arrivava addirittura verso al mare, queste grosse proprietà di una volta di, diciamo, origine borbonica. Però io non comprendo, qua è tutto perfettamente recintata. All'interno, lei mi dice che è terreno di riporto, cioè Certo. terreno di riporto è lasciata così incolta ma ben Sì. recintata. Perfetto. Qual è il motivo? Non si sa. Perché Nessuno ha visto mai niente, insomma. Non so se facevano delle feste, per esempio, no? Di notte nessuno se ne è probabile. accorto. Questa è stata fatta pure un rave party in questa zona, sono da mezza Italia. Allora, faccio che proprio in questo punto ci stava una grossa ruta di mulino. D'estate si portavano i cavalli a fare il bagno, si scendeva in quest'acqua corrente che veniva da questo canale sulla nostra destra. Anche a destra c'era un canale? Sì, eccolo qua. Questo Ah, questo qua è quasi il asciutto. canale. È asciutto perché questo diciamo, sono centri del Riullo, che praticamente sono emerse un paio d'anni fa quando sono stati, per un periodo di tempo è stata fatta manutenzione ai pozzi che mungono acqua per servire Napoli, il famoso acquedotto della Torno che da Pio Pollungo nel comune di Maddaloni porta l'acqua sulla montagna di Cancello, comunque si continua a coltivare. Questa è la famosa Campania dove grosse multinazionali dell'ortofrutta, degli ortaggi eccetera hanno bandito quando, diciamo, storicamente in questa terra c'è di tutto e di più. Era il meglio che esisteva, diciamo, nelle nostre parti. Adesso qua c'è il vecchio Alfa, la vecchia Gela, adesso Alfa Agro, semi abbandonata. Questo grosso stabilimento, adesso ci stanno dei piccoli insediamenti. Di fronte abbiamo la collina di Cancello, dove soprattutto ci stanno i serbatoi dell'acqua che serve Napoli. La famosa acqua del Serino. Acqua del Serino, perfetto. Stranamente il fatto che è riemerso, sono riemerse le sorgenti del Riullo, quando per un periodo di tempo i pozzi sono stati fermati per servire l'acquedotto. Siamo su via Cancello di Maddaloni.
dove di fronte a noi c'è l'attraversamento del famoso collettore Kashmetz. Il famoso collettore. Il famoso collettore Kashmetz, oggetto di speculazioni di politici da almeno 30 anni a questa parte. Questa parte sulla destra è quella che diventa un laghetto, quella è una parte dove sta quel tombino di vetro, praticamente è una fogna a cielo aperto. E quando le acque si ritirano cosa succede? È quello che succede, questo è quello che succede. Però là ci sono delle coltivazioni. Coltivazioni, sì. Fatto delle, la competenza mi sembra che non sia di nessuno, relativamente alla sanificazione ambientale. In che cosa è consistita realmente la speculazione politica sui collettori? Del non fare, in quanto questo collettore scarica arriva nei Reggi Lagne, però è partito per recepire le acque di Cervino, adesso praticamente recepisce le acque di circa 7 comuni: Cervino, Santa Maria Vico, quella parte di San Felice, Forchia, Arpaia e Arienzo. E c'è sta una chiara strozzatura del collettore per la portata. Praticamente in questa strada, la fogna è sotto questa strada a tutto campo che scende. Quindi noi siamo sopra, siamo gli sopra scarichi sopra, del collettore, giusto? Perfetto, di sopra 7 comuni. Di 7 comuni. Sotto di noi ci sono gli scarichi di 7 comuni. Questo è quello che succede. Qua è tutto allagato, questa è tutta melma a cielo aperto. Dove sta questo, diciamo, questo buco, come d'altronde pure là, no? Qua stanno proprio i glu 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 della fogna. Vedi? Qua, come d'altronde questo è tutto, cioè, tutta una parte, vede, di fogna. Qua si vede proprio bene. Quindi l'acqua di sopra che si mischia con l'acqua di sotto praticamente. No, è l'acqua di sotto che sale. Un pantano, sì. Il politico avrebbe avuto sicuramente un consenso maggiore se avesse risolto, ma lei giustamente dice, però poi sarebbe finito lì. È meglio continuare a speculare, sì, nel corso di molte elezioni, è così. Ogni tanto c'è qualcuno nuovo che si erge a paladino di questa incresciosa situazione. È un po' come l'aeroporto di Grazianise, cioè abbiamo campato elettoralmente per 20 anni, sì, adesso stiamo campando sul Policlinico. Sì. Immagino che le persone che abitano in queste villette siano quantomeno sull'orlo di una crisi di nervi. Ma in maniera molto silente, nel senso che abitano sì tranquillamente, ma non c'è una presa di coscienza. Anche stufi e stanchi, però saranno anche snervati, penso. Saranno snervati, sì, però il problema è che oltre alla snervatura ci vorrebbe un po' di azione efficace. Su questo disagio specifico ed evidente di questa strada che è franata, perché ovviamente questa strada è franata per le piogge, l'umidità, gli allagamenti da sotto, da sopra, la fogna che emerge. Io mi chiedo, siccome non è successo stanotte perché c'è anche l'erba che ci cresce, ma quale comune avrebbe dovuto intervenire? Quello di Maddaloni, presumo, e quello di Cancello? No, dovrebbero intervenire, in realtà il problema è di carattere regionale. Regionale, ma così... La regione sì, praticamente... Immagino sia stata investita, no? Investita, però non hanno mai preso... Non hanno mai preso in termini reali una... progettazione per praticamente affrontare in maniera fattiva la problematica, perché se siamo le emissioni in questo collettore di 7 comuni, di cui 2 comuni pure della provincia di Benevento, è un problema sovraprovinciale. Non è un problema. Fatto sta che sono le 10:30 del mattino, ma sembra una terra disabitata questa. Sembra un luogo deserto. Stavo camminando adesso sempre sopra la fogna.
questa, sempre sopra la Fogna, sì. E certo, sette comuni scaricano. E questa strada è stata allargata quando è stata fatta la Fogna. Quanto è stata fatta la Fogna? Questa è stata fatta negli anni 80. Però quando è stata costruita, non è stata costruita per ricevere sette comuni, no, vero? Assolutamente. Allora, qua anticamente arrivava giù a valle l'acqua di Cervino che veniva praticamente a cielo aperto. Eh sì. Questa era una strada, diciamo. E scaricava in una cava. E scaricava in una cava, mi pare. No, arrivava sempre nei Reggi Lagni. Manca proprio poco tempo alle elezioni, vero? Alle candidature soprattutto. Alle candidature, ma pure alle elezioni. La vigilia è importante, questa qua delle candidature. Siamo curiosi di vedere, soprattutto per quanto riguarda questa area e soprattutto per quanto riguarda i problemi vecchissimi di quest'area, che cosa si inventeranno per essere credibili? Terra di conquista, chi più ne ha più ne metta. Sì, ma il governatore De Luca alle scorse comunali, venendo a perorare il ragazzotto candidato del centro-sinistra, aveva messo circa 25 milioni di euro sul tavolo per il collettore Cashmans. Poi l'hai ritolti dal tavolo? Non lo so, probabilmente se li sono mangiati prima del tempo. Dal 2015, che cosa, no, io parlo di questa amministrazione regionale, che cosa in sostanza è cambiato? Che cosa è soltanto ha iniziato a cambiare? Anche perché a sentire De Luca la nostra sanità avrebbe già dovuto essere simile a quella norvegese, lasciamo stare. Cosa è cambiato? Penso proprio niente, anzi. Sono cambiati solo gli emolumenti dei funzionari pubblici, probabilmente. Per il resto, diciamo, quello che dovrebbe arrivare alla base si perde nei meandri della burocrazia degli uffici. E questa area, che comunque è Campania Felix, secondo lei esprimerà un candidato? Ma penso proprio di no. Esprimere un candidato significa esserci. O avere degli interessi di carattere particolare, ma nel marciume, diciamo che gli interessi particolari dove stanno più? Dove possono essere? Si sta cadendo a pezzi sotto tutti i punti di vista. C'è l'abbandono totale. La strada è provinciale? La strada era provinciale fino al 2011, poi è stata dismessa perché è urbanizzata. E in tutto questo ci sta una diatriba, c'era stata, comune, provincia, relativamente alla messa in sicurezza e manutenzione della strada. Quindi qua ognuno si fa la legge per conto suo? Sì. A tipo si salva anche poi. E poi ovviamente si è vittima di questo sistema, nel senso che uno è tranquillamente ricattato su queste posizioni. In che senso? Nel senso che è ricattato, che si fa l'abuso e probabilmente l'istituzione ti ricatta sull'abuso che hai fatto e rimaniamo le cose come stanno. Perché tutto questo in particolar modo in quest'area? Non lo so, forse appartiene al DNA degli abitanti. Dice che non si ribellano? No, assolutamente. Sono passivi? Molto, anzi. Ma è una questione di clima? È probabile, facciamoci i fatti nostri. Per quanto riguarda il collettore Cashmans c'è stata anche una protesta, non è che siano stati proprio passivi, del resto come sarebbe stato possibile? Proteste sterili, non proteste diciamo incisive,
proteste sterili. Come d'altronde questo ponte, che è stato classificato inadeguato ai mezzi pesanti, con una perizia tra questa causa comune provincia, però non è stato mai interdetto, nel senso che non ci si controlla per non farlo attraversare dai mezzi pesanti. Ah, quindi questo è un ponte a rischio? Certo. Però ci passano tutti? Ci passano tutti, nessuno sa niente. Come d'altronde questo è un manufatto fatto meno di un anno fa, è ancora un cantiere, come si vede. Quando sarà definito non si sa, un manufatto di dubbia efficacia, in quanto gli spazi era possibile farlo tutto superiore, mentre si è voluto fare pure interrato. Ora scendiamo. Si è interrato, però non è una struttura sicura. Non è una struttura sicura, ma non è efficiente. Di fatto non è una struttura efficiente. I lavori chi li ha fatti, la regione o il comune? I lavori sono stati fatti dalla provincia. Ah, dalla provincia? Sì. Qua per andare verso Caserta si passa nel sottopasso. Quello sulla ferrovia è stato fatto negli anni 40 dagli americani, che praticamente sarebbe questa strada, come vede. In realtà fa defluire a Caserta, ci sta la parallela che viene, diciamo, da Maddaloni, e qua si incrociano un po'. Il ponte della ferrovia, che non è questo sulla nostra destra, sinistra, come vede è un manufatto anteguerra. Ci sta una perizia del CTU che lo dichiara non adeguato al traffico pesante, perché non risponde a nessun criterio di staticità e sismicità per il traffico di oggi. E perché non lo chiudono? E non si sa. Questa è un'altra cosa di cui non si sa nulla. Che non si vuole sapere. Questo secondo le nuove linee elettorali, dunque, allora questo è il collegio Caserta Benevento senatoriale. Sì. Giusto? Stiamo a vedere a chi spetterà la palma di senatore, sì. Vabbè, siamo a vedere. I paladini dei vari partiti. Chi saranno i paladini che verranno a spendere tantissime belle parole come sono. Sì. Ma qua però è impegnativo, È impegnativo spendere parole, mi sa che dovranno dar fondo al vocabolario e non basterà il solito vocabolario di 70 vocaboli che hanno a loro uso e consumo, ma dovranno spenderne un po' in più anche in maniera un po' più articolata, a meno che qualsiasi siano le parole che verranno spese, se lei mi dice che la gente è amorfa, se lei mi dice che la gente è praticamente amorfa, che non reagisce, vuol dire che si berrà anche queste parole nuove, o no? Ah sì, certamente. Allora è un cane che si morde la coda? Ma non storicamente sì. Per questo in realtà la colpa è nostra, non la possiamo imputare gioco a forza agli altri. Perché se non si riesce ad essere incisivi... E cosa dovrebbe fare la gente? Che per anni è stata costretta a tacere. Ma continua ad essere succube di questo silenzio. Si è troppo silenti, ed essere silenti si accontenta, in realtà dà adito a questo dato di fatto. Questo dovrebbe essere il famosissimo interporto, abbandonato. Sì, abbandonato, infatti. Cioè viene da ridere quando si parla di interporto, di aeroporto. Fa ridere anche quando si parla di policlinico, cioè stanno cercando di prenderci in giro ormai da 20 anni, ma di policlinico non si vede niente. Di più. Ma anche di più, sì. Sì, l'interporto è anche più vecchia la storia. Questo è purtroppo. Eppure l'interporto in sé esiste un consiglio d'amministrazione, esiste, no? La società Interporto, mi sbaglio. Sì, esiste la società Interporto. E cosa fa?
speculano. Trattano i rifiuti per mandarli fuori confine. Ah, questo fanno? Certo. Forse è una delle attività più redditizie. Ah sì, l'Interporto fa questo? Certo che fa questo. Oddio. Perdoni la nostra ignoranza, ma questo non lo sapevamo. Va bene, la cosa da, non da adesso. Noi stiamo ancora vivendo l'emergenza rifiuti, storicamente parlando. E quindi è l'attività principale? Probabile. Probabile. Verosimile. Verosimile. Lei, se potesse decidere, cosa farebbe? Non lo so. Da dove comincerebbe? Ma dal basso, ad investire il cittadino. C'era il Comune di Maddaloni un po' di anni fa, fu fatta una delibera relativamente alla valutazione delle siepi. Cose semplici, non cose... Cominciare a dare un segnale. Ogni proprietario di fondo confinante dovrebbe farsi un po' di manutenzione, senza dovrebbe essere un ordine, non un suggerimento, tanto per cominciare, giusto? Qua da noi è così, dovrebbe essere un ordine. Ed è questo, è tutto abbandonato. Lo vogliamo chiamare il primo giro pre-candidature? Ne faremo un altro pre-elettorale? Perché no? Oggi abbiamo dato, abbiamo fatto una sintesi che scioglieremo un'altra volta pezzo per pezzo. In realtà qua ci troviamo a cavallo di tutta la Calazia e la valle di Suessola, dove purtroppo un territorio, diciamo, storicamente blasonato oggi è incredibilmente abbandonato. Allora noi salutiamo il nostro Pasquino e le diamo appuntamento tra qualche giorno. Grazie. Buona giornata.